Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri. Innanzitutto permettetemi a livello personale e del mio gruppo di mandare un abbraccio virtuale al consigliere Cramarossa che ha avuto un piccolo infortunio e gli auguriamo una pronta guarigione. Poi tornando a noi, a questo consiglio, signori, io dopo le parole che ho sentito questa sera e dopo probabilmente le parole che sentirò ancora, io proporrei una raccolta firme perché il consigliere Marraffa vada a fare il parlamentare. Perché, sì, no, secondo me è sprecato qui in Consiglio Comunale. Viste le proposte che ha fatto, secondo me dovrebbe essere promosso a parlamentare. Io da domani mi metterei a fare veramente i banchetti. Non so se sono sicuro che verrebbe appoggiato anche da questa maggioranza, perché caro consigliere io credo che anche il PDL oltre all'UDC a livello nazionale stia sponsorizzando Monti, per cui sì, va bene, lo critichiamo e così, però poi dobbiamo essere anche coscienti e siamo a conoscenza di quello che fa. Ma voglio dire, noi stiamo facendo un consiglio comunale, proiettarci a livello nazionale, non so, mi chiedo quanto sia opportuno, anzi sicuramente opportuno perché delle riflessioni politiche le dobbiamo fare, però dobbiamo essere proiettati alla realtà che ci è più vicina. E poi, consigliere Muschio, ci dobbiamo mettere d'accordo. Del passato ne parliamo o non ne parliamo? Perché io qui ho visto addirittura, caro ex consigliere Ancona, ho visto un po' di premeditazione, perché addirittura si è andato a prendere le stenotipie di 10 anni fa, sottolineare, andare a vedere, cioè voglio dire, No, al di là adesso della premeditazione, ci mettiamo d'accordo, se ne parliamo, ne parliamo e dalla prossima volta, consigliere Cervellera, veniamo anche noi preparati e coscienti che le nostre stenotipie verranno prese tra 10-20 anni. È vero, Sindaco, effettivamente qui sembra che noi vogliamo mettere le mani in tasca ai cittadini. Sì, no, effettivamente noi proviamo piacere, è vero? Noi proviamo piacere a mettere le mani in tasca ai cittadini. Ma io vedo veramente tanta demagogia. Io la chiamo demagogia. Chiamiamolo populismo, chiamiamola demagogia, chiamiamola come vogliamo. Però sto sentendo, avverto molto questo. È vero, l'opposizione deve fare il suo mestiere, altrimenti che cosa sta a fare qui? Deve dire la sua. Tra l'altro con una grandissima onestà intellettuale, qualche consigliere che siede di fronte a me qualche tempo fa ha detto che non vorrei essere al posto vostro perché voi sarete costretti a, la frase, a mettere le mani in tasca. Cioè, effettivamente quella è stata una grandissima onestà intellettuale, riconoscere che il momento storico che stiamo vivendo è questo. Il momento congiunturale che stiamo vivendo non è innegabile, perché quando dallo Stato ci arrivano 3 milioni e 800 mila euro in meno e i cittadini lo sanno o lo sapranno, e questi 3 milioni e 800 mila euro noi da qualche parte li dobbiamo prendere. Io, tra l'altro, al di là dei trasferimenti statali, credo che insomma, qualcosa sia dovuto anche alla cattiva amministrazione, alle cattive amministrazioni, o forse alle non amministrazioni che ci hanno preceduto. Scusate, prego consigliere Cari, proseguo per piacere. Sì, dicevo che probabilmente qualcosa è dovuto anche alla non amministrazione che ci ha proceduto, perché voglio dire, se noi per maggiori conferimenti siamo costretti a pagare 1.800.000 euro in più
alla CISA, a qualcuno lo dobbiamo. Se Tributi Italia non ha versato 3 milioni di euro, io adesso non siamo in un'aula di tribunale e non mi voglio sostituire a nessun giudice e non voglio fare nemmeno l'avvocato difensore di nessuno, però se Tributi Italia non paga, non c'è nessuno a vigilare, non c'è nessuno a vigilare che non paga? Non lo so, me lo chiedo, se lo chiedono in tanti in questa città. Adesso non voglio dire che è responsabilità di quel consigliere piuttosto che, assolutamente, però questa è la realtà dei fatti. A livello nazionale il governo Monti viene molto criticato per i tagli che sta facendo. E allora qui dobbiamo capirci, tagli sì o tagli no? Come diceva prima il collega Cervellera, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere gli asili? Che cosa dobbiamo fare? Noi siamo stati uno dei pochi comuni a far partire la mensa scolastica il 1° ottobre, anziché, come molti, farla partire a gennaio, e avremmo recuperato quello 0,02% magari. Che cosa facciamo? Tagliamo i trasporti, quel minimo di trasporto pubblico che abbiamo, lo tagliamo? Che cosa facciamo? Gli anziani che vanno a mangiare al centro, li tagliamo il pasto anche a loro? No, ma voglio dire, ditecelo, cioè se volete che vengano tagliate queste spese, ce lo dite, perché io capisco che l'opposizione deve fare la sua opposizione, però io sentivo parlare illo tempore di opposizione costruttiva. Allora io credo che l'opposizione costruttiva debba dire: bene, voi l'aliquota sulla seconda casa la mantenete allo 0,76 o addirittura lo abbassate, però poi ci indicate con grande onestà intellettuale da dove andare a prendere il resto dei soldi. Perché se noi adesso con quell'aumento stiamo andando a prelevare, purtroppo, non voglio fare come il ministro Fornero che si mette a piangere, qui non ci dobbiamo mettere a piangere, perché Martina e i martinesi hanno una grande dignità, anche e soprattutto nel momento della difficoltà. Allora non ci mettiamo a piangere. Purtroppo siamo costretti a fare questo prelievo, chiamiamolo così, e noi siamo i primi magari a dover pagare di più, attenzione. Però al di là di questo, insomma, indicateci da dove andare a prendere. Dicevo, con questo aumento noi abbiamo 1.880.000 euro in più. Allora, il consigliere Muschio, nel suo emendamento, perché non mi dice da dove prendere 1.880.000 euro? Io, consigliere, se lei mi fa una proposta, un emendamento che non può fare, vabbè, diciamo magari, vabbè, chiedo scusa, vabbè, è un peccato, però se anche, no, davvero me ne go, no, chiedo scusa, consigliere, no, davvero, allora me ne dolgo, però davvero, se ci fosse stata una proposta seria, io mi sarei sentito di votarla quella proposta. Sindaco, io l'avrei votata. Io adesso non so, qui abbiamo parlato dello staff, ma lo staff costa 1.880.000 euro. Oh, no, se è così, allora ci fermiamo tutti, eh? Cioè, parliamo di quasi 2 milioni di euro. Vabbè, comunque, signor, chiedo scusa, Presidente, io non ho interrotto nessuno quando ho fatto il proseguo con il suo intervento. Gli altri interventi. Questa è una città che, al di là adesso delle disquisizioni tecniche, politiche, perché l'opposizione è ovvio che qui si deve, ovviamente, si deve divertire, no? Però insomma, preferirei che ci fosse un po' di serietà sulla tematica. Questa è una città che deve decidere. Deve decidere se vivere o sopravvivere. Io credo che questa città
debba vivere, e noi anche con qualche sacrificio vogliamo che questa città finalmente viva. Grazie. Grazie consigliere Carrieri. Prego. Buonasera a tutti, perdonatemi se resto seduta, mi comprenderete. Il Consiglio Comunale è qui riunito questa sera per prendere delle decisioni, dal primo al sesto punto all'ordine del giorno, e decidere su questi punti significa assumersi delle responsabilità, significa distinguersi nelle scelte. E la prima responsabilità che noi vogliamo prenderci è proprio quella di garantire un equilibrio stabile nel bilancio 2012 e per gli anni successivi. Io ci tengo a rincuorare i colleghi consiglieri della minoranza, perché i cittadini martinesi penso che sappiano, siano ben consapevoli delle ragioni poste a fondamento dell'aumento dell'aliquota IMU sulla seconda casa, del perché è stata confermata l'addizionale comunale IRPEF. Del resto questo 0,8 proviene da un provvedimento del commissario ad acta del 2007, poi riconfermato con provvedimenti dal 2008 al 2011. Allora, innanzitutto dobbiamo invocare un principio della nostra Carta Costituzionale, il dovere di solidarietà sociale. Chi ha di più deve dare di più, chi ha di meno deve dare di meno. Ed è sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione comunale si sta impegnando per attuare quegli indirizzi generali di governo che abbiamo approvato all'unanimità, per rendere concreta quell'idea di città accogliente e solidale, di città del welfare, di città dello sport, di città della cultura, di città che punta allo sviluppo economico, allo sviluppo imprenditoriale, allo sviluppo turistico. Ecco perché io chiedo a voi dell'opposizione di evitare la polemica politica, di confrontarci sui contenuti che sono presenti nei programmi e nei progetti della relazione previsionale 2012-2014, in cui si mettono dei punti stabili e si vede quella che è la direzione verso la quale questa amministrazione vuole andare. Innanzitutto potenziare la raccolta differenziata, e questo porterebbe chiaramente ad arrivare a una soglia tale da abbattere, da evitare l'ecotassa, quindi un'ulteriore uscita a carico delle famiglie martinesi che potrebbe pesare. Quindi è importante potenziare la raccolta differenziata, è importante elaborare e approvare il PUG per creare sviluppo economico, è importante migliorare la qualità della vita dei disabili, degli anziani, dei minori. Ecco perché sarebbe una situazione ideale quella per ogni amministratore pubblico, quella in cui ci si potrebbero ridurre le tasse e al tempo stesso migliorare dal punto di vista qualitativo e quantitativo i servizi. Ma così non è, abbiamo già detto, per responsabilità del governo tecnico, del governo nazionale, è inutile pleonastico ripetere le motivazioni. Ecco perché io dico, questa sera assumiamoci le nostre responsabilità, proprio perché siamo obbligati a compiere queste scelte difficili. E quando dobbiamo assumerci delle responsabilità, tutte le nostre decisioni è chiaro che prescindono da quelle che sono le logiche campanilistiche e mirano soprattutto a perseguire il bene comune. Grazie. Grazie consigliere Marseglia. Altri interventi? Volevo ricordarle che se per un fatto personale altro, sì, perché mi sembra che aveva... Allora, Presidente, le ricordo, è stato presentato un emendamento e quindi abbiamo diritto di parlare sull'emendamento. Consiglio i consiglieri della maggioranza che qualora non ci vogliono far parlare e non ci richiamano... No, l'emendamento ancora... No, dico, non ci richiamano... Scusate, l'emendamento ancora all'esame della... Allora, siccome sono stato richiamato da due consiglieri... Allora, se per fatto personale è una cosa, se parliamo di emendamenti... Carrieri, vi sto dando un suggerimento, se non mi volete far parlare, non richiamate il mio nome, perché sennò ho diritto di parola, perché lo statuto nostro prevede che per fatto personale si può intervenire. Allora, siccome sono stato richiamato... Scusate... Allora, la prossima volta usate l'accortezza di non nominarmi. Allora, io ho diritto per statuto di parlare. Se volete, scusa, che devo stare zitti, lo dovete dire, se no fatemi parlare. Rispettate le regole, Michele, come rispettano gli altri, non devi interrompere quando parlano gli altri.
Allora, l'emendamento, scusate, l'emendamento è all'esame ancora per quanto riguarda l'ammissibilità, dopodiché al limite apriamo di nuovo la discussione. Dico, se l'emendamento sarà ammissibile potremo aprire di nuovo la discussione, così come diceva lei. Se non è, io ancora aspetto il parere del responsabile. Sta studiando, va bene. Per fatto personale, perché io sono tanto, avremo altri punti all'ordine del giorno per intervenire, quindi lo faremo in altre occasioni, visto che il dibattito non è una cosa che piace. Allora, lei ha parlato per più di 20 minuti la volta scorsa, quindi non può dire che non ha parlato e non ha consumato il suo tempo a disposizione. Quindi dobbiamo essere corretti. Ma se io vengo richiamato, dobbiamo essere corretti. Devo avere il diritto di replica. No, tu, lei ha detto quello che io ho detto. Scusate. Non penso che sia stato offeso come persona, non mi sembra di non aver ascoltato. Voglio dire, siccome mi sono state messe in bocca delle parole che io non ho detto, allora io voglio chiarire il mio pensiero. Ma certo, e perché no? Allora. Perché no? E perché no? Ma allora, perché no? Ci sono altri interventi nel frattempo? Allora, posso? Grazie. Allora, il fatto che noi vogliamo essere costruttivi, e lo dico, l'ho detto, lo dico e lo continuerò a ripetere, sta nel fatto che noi siamo venuti in Consiglio Comunale, abbiamo fatto le nostre osservazioni, abbiamo anche presentato un emendamento. Il fatto che io abbia richiamato il passato in merito al sindaco è semplicemente per il fatto che volevo sottolineare quello che è il pensiero del sindaco. Io non credo che uno nel corso del tempo lo può modificare, è sicuramente il pensiero del sindaco. Allora, prima che il sindaco prendesse una posizione che contrasta con quello che lui stesso ha detto, mi sono permesso di ricordare alcuni passaggi. Quindi tutto qui. Per quanto riguarda il consigliere Martino Carriero, che ha richiamato Carrieri con la ifina, Martino Carrieri, scusami, ho sbagliato veramente, Martino Carrieri, il fatto di Tributi Italia, questo il Consiglio Comunale, quindi io come Consiglio Comunale credo di aver fatto, abbiamo noi deliberato in un certo senso e poi è successo quello che non per responsabilità, no, questo va chiarito però. Per quanto riguarda il fatto che lei richiamava Monti, che Monti è per Italia, anche noi siamo per Italia, infatti noi nel nostro emendamento diciamo abbiamo fatto un esempio che ci è stato suggerito dal consigliere Ancona, ex consigliere oggi sindaco, cioè quello di comunque togliere le spese dello Stato, perché così si recuperano dei soldi che possono essere magari, e si può evitare di chiedere ai cittadini di questi soldi per poter pagare delle persone in più, e abbiamo detto questo. Poi, siccome non abbiamo contezza, perché dalle carte che noi abbiamo non abbiamo contezza di quelle che sono le spese, ed ecco perché io vorrei che voi entrasse Un consigliere Mosca, lei sta riprendendo tutto ciò che ha detto già prima. Se deve rispondere per fatto personale, dica andiamo al succo del fatto. Allora, prego consigliere Martucci. Signor Presidente, Sindaco, signori consiglieri, per me questa è già la discussione del bilancio. Mi ero ripromesso di non intervenire per evitare accavallamenti di parole, di fatti, però qualcuno ha avuto modo di togliere qualche crosticina dalle ferite ritornando lontano 2002. Intanto mi ha ricordato che eravamo nemici, sindaco. Questa me la paga.
2002, sapete che cosa stava in scadenza? 2003. L'appalto dei rifiuti solidi urbani. Sapete chi ha governato negli ultimi 10 anni? Voi. Non avete fatto l'appalto dei rifiuti solidi urbani. Perché? Conveniva a qualcuno non farlo. Tutta quell'azione che oggi dimostra che fai bene, Muschio, così poi ti faccio riparlare. No, no, e lo faccio apposta, capito? Perché ormai ci siamo abituati a sentire i commi, gli articoli, ma non i fatti. Perché potevi fare l'appalto dei rifiuti che ci costa l'ira di Dio e che ci ha messo in ginocchio questa città e non l'avete fatto. Per 10 anni. Per 10 lunghi anni, portandoci oggi al fatto che non si può fare più la parte. Avete crocifisso questa città. Anche perché, caro Muschio, puoi parlare 2 volte. Non stiamo parlando di 1,5 milioni, stiamo parlando di 8 milioni. In questi giorni abbiamo fatto un po' di conteggi. Guarda, volerla dare tutta, non arriviamo a 5,5 milioni. E ci domandiamo e non ci spieghiamo dove caspita sono andati a finire quegli altri 2 milioni, 2,5 milioni. Dove? Per ogni anno, a seconda di come sono aumentate le cose. Anche ma noi non possiamo fare niente, caro. Non mi chiamare, sennò poi ti rispondo di nuovo. Allora, voglio dire, c'è un dato di fatto. Quando uno vuol collaborare, deve fare prima l'esame di coscienza e dire vediamo se possiamo farla virare, perché di fatto noi questo bilancio che stiamo per approvare stasera non è altro che un passaggio di consegne da un'amministrazione un po' lasciva al tentativo di fare amministrazione sana. Voglio ricordare un'altra cosa, già che stiamo parlando dal 2002. Non c'è per caso qualcosa che dice che qualcuno ha preso 8 milioni di euro in più e forse l'ha detto la Corte dei Conti, forse l'ha detto la Ragioneria dello Stato, forse l'ha detto la magistratura, 5 milioni solo a pochissime persone. E dove stavi tu, Muschio? Parlo la terza volta. No, io stavo là, ho lottato, ho rinunciato. Voi avete messo in croce una città e oggi mi viene a dire che dobbiamo fare che cosa? Che cosa dobbiamo fare? Non siete l'UDC, ma Raffa in una settimana di tempo si è salvato. È uscito dalla PDL. Ma tu non sei l'UDC. E l'UDC non è quello che sostiene Monti. E l'UDC non è quello che ha detto Monti bis, forse per metterci le tasse bis. O no? Non fa niente, anche col PD se è necessario. Però io dico sempre la verità. Tu intanto ci devi dire... Se sei dell'UDC, queste tasse vergognose le hai messe tu, perché se Monti non ci avesse tolto 1,5 milioni, Franco Andona non avrebbe aumentato le tasse, perché non le voleva aumentare. Ne sono testimone. E ti dico di più, che nella riunione di maggioranza che facemmo qualche tempo fa, io ero del parere di aumentare le tasse, solo io, mi riso in faccia. Io volevo aumentare le tasse per un motivo. Se quelle tasse potevano significare uno sviluppo per la città, cioè se pago 100, sviluppando la città, me ne ritornano 500 ai cittadini. È una forma di investimento per dire che città vogliamo. Questo volevo dire io. Anche questa volta io ho detto, contrariamente al sindaco, se ti ricordi Franco, ho detto... aumentiamo il massimo, però diamo una svolta, diamo un futuro, creiamo delle prospettive, creiamo futuro per gli imprenditori, per tutti quelli che vogliono fare qualcosa, per creare ricchezza, perché se non si investe non si crea ricchezza. Oggi invece Franco, sindaco, rimase su quella liquida che era 0,5 mi sembra, e rimaniamo d'accordo così. Poi è arrivato il tuo governo, ci ha tolto dei soldi veri, reali,
E non si può fare diversamente. Non possiamo tagliare i servizi che stiamo cercando di dare insieme alla città, ecco perché questo aumento dell'IMU. E finiamolo, perché se veramente voi volete aiutare la città, la dovete aiutare non essendo contro, fate opposizione per l'amor del cielo, però dicendomi non questa strada ma quell'altra, non questo ma quell'altro. Ma non mi venite a dire non giochiamo su queste cose, perché veramente sono proprio delle fesserie che non porteranno da nessuna parte, anche se si ha ragione quando si dice che la gente non può pagare. Siccome approfitto, visto che il consigliere Marraffa ha alzato già la mano, mo lo nomino così. Non ci sono regole in tal senso. Volevo solo ricordare qualcosa in merito a Via Trento, ma no, io lo ricordo a te, perché quando io ho fatto le battaglie per Via Trento, quando io ho preso una denuncia per Via Trento, e ce l'ho la denuncia per Via Trento, ma che te, assessore, potevi reiterare, cioè potevi, come potevi farlo sul capione, potevi, hai detto bene però un'altra cosa, hai detto bene un'altra cosa, che l'ufficio remavano contro. E l'ho visto, però potevi in quel momento, tu potevi dargli in testa a quelli dell'ufficio, perché quelli degli uffici adesso la devono smettere da farla da padrone. Quindi quella vicenda di Via Trento ci sta nel cuore, come sta nel cuore a te, come sta nel cuore a tutti, e credo anche al sindaco, perché ne stiamo parlando, e comunque ne verremo a capo. E non vogliamo togliere nessun diritto a nessuno, però vogliamo dare il diritto alla gente, a una strada, a una città. Grazie. Grazie consigliere Martucci, prego consigliere Pasquale. Io volevo un po' riportare un po' la discussione possibilmente su un piano un po' più di tranquillità, ma mi è difficile perché io ho qui davanti a me una serie di carte, così spulciando fra le carte, non voglio parlare del passato, però insomma queste carte poi vengono sempre così, forse da sole davanti, ma io qui ho questa missiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Regionologia in generale dello Stato, dove c'è una relazione molto interessante, non ve la leggo, ma sarebbe interessante leggerla. Qui ho la Corte dei Conti del 2009, arrivo, una parte, Corte dei Conti, potete anche visionarle. Corte dei Conti, queste sono carte dove la Corte dei Conti e il Ministero dell'Economia rilevano una serie di irregolarità contabili denunciate da loro a più riprese. Ora, sui contenuti di queste irregolarità, ovviamente non voglio fare dietrologia, ma mi sembra di capire che insomma siamo partiti bene e poi siamo arrivati male, perché Michele, sai che siamo molto amici, però questo tuo modo di spingere il sindaco a rivedere la sua posizione, insomma, non è stata, insomma, sì, ma non è stata una bella trovata, perché poi ci metti nelle condizioni di andare a riprendere un po' il passato, ed è il passato difficile, duro. Per fare un esempio, a parte le regolarità contabili, eccetera, dovessi dirvi quello che c'è scritto sulla Corte dei Conti sarebbe veramente complicato. Parlo del passato in generale, non sto parlando delle persone, parlo di quello che è stata la gestione in questi 10-12 anni. E perché oggi siamo arrivati a questo punto?
Per cui io perché dico che è demagogico parlare di questi aspetti? Perché oggi noi dovremmo, partiamo da un dato, che le tasse che ci stanno mettendo partono dalla, non sono, sono tasse centrali, non sono tasse maturate, cioè non è che c'è stata una cattiva gestione dell'ente per cui si sono prodotte delle, come risultato un aumento delle tasse, sono tasse imposte dallo Stato per tutta una serie di problemi, che sono problemi di natura diciamo centrali, cioè nel senso che c'è un problema di PIL, di debito pubblico e tutto il resto, c'è una gestione di un certo tipo, i partiti su questa gestione stanno dando il loro assenso, c'è un'assenza effettivamente della politica perché poi è un organo tecnico che sta avviando una serie di recuperi, però il discorso è molto complesso. Poi possiamo anche discutere che le tasse sono inique, perché è chiaro che quando metti una tassa, soprattutto collocata in questo momento storico, è chiaro che non è facilmente digeribile. Però non possiamo fare una demagogia su questo, perché se no poi dobbiamo andare a prendere tutta una serie di dati e dire come mai oggi, no? Stiamo discutendo di tasse imposte dallo Stato centrale sulle quali stiamo cercando di arginare, di assicurare dei servizi per la città di Martina Franca e poi incominciamo a fare dietrologia su tutta una serie di problemi. Io credo che ci sono delle responsabilità da parte dei governi che ci hanno preceduto e effettivamente il bilancio, stiamo entrando ormai nel bilancio, il bilancio attuale è l'effetto di quella cattiva gestione. Oggi abbiamo noi un bilancio che è un bilancio, sappiamo che è un bilancio falso, no? Perché quell'avanzo di bilancio non sappiamo nemmeno se è reale, non lo sappiamo se è reale quel bilancio, lo sappiamo se è reale? Non è nostro quel bilancio. Noi su quel consuntivo abbiamo dovuto fare un emendamento, non è nostro quel bilancio. Quel bilancio è il bilancio che c'è stato precedentemente, è l'effetto di quella gestione scellerata sulla quale la Corte dei Conti si è espressa diverse volte e abbiamo la documentazione e si è espresso in maniera specifica, non voglio, ripeto, recuperare una serie di cose. Poi c'è stata un'assenza di governo, cioè nel senso che tutta una serie di provvedimenti, e in questi anni io ho assistito a una serie di interfacce fra i vari consiglieri per cui ci si accusava delle inadempienze di ognuno. Per farvi un esempio, noi nel 22.4.08 abbiamo fatto una seduta monotematica sull'ufficio tecnico, stiamo parlando del 2008. In quella seduta del 2008, e questa potremmo anche, come dire, spostarla anche di qualche anno prima, abbiamo individuato una serie di criticità che a tutt'oggi, noi siamo entrati ancora adesso quest'anno a governare questa città, ma allora si parlava di carenze di personale, di assenza di formatizzazione dell'ufficio tecnico, di instaurare un protocollo informatico, del rispetto dei tempi di risposta della pubblica amministrazione, ritardi di adempimenti amministrativi, cioè sono tutti fatti che evidenziano che è stato perpetrato un mal governo di questa città, c'è una grossa, evidente responsabilità di tutti i governi che ci hanno preceduti. Qui non facciamo dietrologia su questo, ci sono 3.000, c'erano all'epoca, nel 2008, si dicevano che c'erano 3.500 pratiche di condono che non erano state concluse, questo significa una minore entrata, cioè ci sono una serie di dati che indicano, c'è una non valorizzazione del patrimonio del comune. Abbiamo architettato, artefatto una serie di entrate di natura tributaria e di altro che sono degli artefatti contabili e lo sappiamo. Abbiamo incentivato invece una serie di spese, soprattutto sul versante del personale, dove ci sono stati anche dei risvolti di natura legale. Quindi sono delle grosse responsabilità, per cui queste che stiamo discutendo oggi sono quisquidie rispetto a quello che è successo e quello che è la portata storica di questo governo, che è stato inadempiente ed è stato fortemente inadempiente, per cui il bilancio, e oggi quello che noi stiamo approvando è effettivamente una fase di transizione, ha dato da indicazione su quello che è stato il malgoverno di questa città. E se ci sono oggi delle responsabilità, sono responsabilità al di là della persona singola, sono responsabilità da individuare in un cattivo governo che in questi anni ha afflitto la città di Martina. Oggi noi paghiamo quella responsabilità, poi ci saranno, poi possiamo anche definire le responsabilità, ma paghiamo quel malgoverno, anzi non malgoverno ma anche assenza di governo. Oggi stiamo traendo i frutti di quella situazione. Quindi io credo che nessuno oggi abbia
come dire, il diritto di intervenire, perché purtroppo, e mi ci metto anch'io, c'è una responsabilità, non dico personale, ma cumulativa, di un cattivo governo della città, e oggi noi effettivamente in qualsiasi tipo di intervento è discutibile, nel senso che noi purtroppo siamo costretti a mettere mani a una situazione di emergenza per la città, e l'aumento dell'IMU, la percentuale, queste cose, prendiamolo con dovuta dovizia, perché sennò facciamo fortemente demagogia, e sappiamo che oggi di demagogia si muore. Grazie. Grazie, consigliere Pasculli. Allora, altri interventi? Mi sa che aveva già esaurito gli interventi. Dichiarazioni vuote. Su che cosa? Ancora non abbiamo dobbiamo ancora chiudere la discussione, vediamo un po'. Ah, e poi dalla ricordo. Va bene, non stiamo certamente. Per fatto personale, è stato citato da Martucci. Se deve rispondere, guarda, non dobbiamo usare il consiglio per. No, Presidente, mi consenta almeno 5 minuti proprio cortesemente. So di aver fatto, ma poi non prendo mai il quarto d'ora. Va bene. Non lo prendo mai. Io ho cercato di essere sempre abbastanza elegante e propositivo. Nessuno ha la bacchetta magica. Martucci, oggi tu hai fatto una proposta, hai lanciato una proposta, hai detto che probabilmente con l'aumento delle tasse c'è una possibilità di rilanciare l'economia. Io invece avevo detto, e lo ripeto, che, e ho fatto appello diverse volte al sindaco, che probabilmente una delle cose sulle quali si può lavorare moltissimo è snellire quanto più possibile le pratiche o tutte quelle che sono, che dipende dal comune, per rendere agevolato il percorso o di un imprenditore o di un cittadino o di. E in questo io non voglio. Dove è andato Pasculli? Pasculli. No, mi serve. Se Piero, qui chiamare per favore. Io sono la persona più felice e sono per l'alternanza, ma veramente per l'alternanza. Così fra 5 anni possiamo dire ai cittadini se avete fatto bene o se avete fatto male. Ed è veramente un banco di prova. Perché non siamo noi, se volete il rispetto dell'intelligenza politica, dovete avere il rispetto dell'intelligenza politica. Se fate demagogia e dite ogni volta il passato, le tasse, ok. Io voglio ricordarlo, tanto poi me lo dovrà dire il segretario generale o la dottoressa Merico. Si possono con i soldi recuperati dei rifiuti pagare gli stipendi o i premi ai dirigenti? Diciamolo una volta per tutte. Se è possibile, allora continuiamo a insinuare che i dirigenti hanno rubato. Se non è possibile da quel capitolo prendere, abbiamo detto, tu l'hai detto anche in altre sedi, è qua, l'hai detto anche in altre sedi, e devi avere il rispetto della politica. Se questo è possibile, hai fatto quello che dovevi fare, sei andato nelle altre sedi, disconoscendo anche un mandato elettorale, e quindi va bene così. Se hanno sbagliato, restituiranno i soldi. Ma voglio capirlo però, se è possibile, dottoressa segretaria, fare questa operazione nel bilancio, se è possibile prendere in maniera così superficiale dal capitolo delle entrate dei rifiuti e dire oggi ci paghiamo i primi ai dirigenti. Non lo so, poi mi risponderanno gli addetti ai lavori. Non ho finito. Sono molto contento che oggi voi siete al governo, perché tu proprio hai messo il banchetto a Piazza 20 Settembre e hai detto non pagate l'aumento delle tasse. Adesso la CISA, l'aumento della tassa di rifiuti, avete fatto pure le petizioni ai cittadini per non farla pagare. Noi non lo stiamo facendo perché abbiamo questo senso di responsabilità, lo sappiamo benissimo e l'abbiamo detto con correttezza. Io ho detto al sindaco, all'amministrazione, ho chiesto il supporto della maggioranza, a dire facciamo squadra e diciamo caro governo, non ti vogliamo proprio pagare. Bene, non è possibile. Adesso però poi mi direte fra qualche mese
Se è possibile dire alla CISA, quando ti manderà la letterina, non mi accontento più dei 40 euro a tonnellata per il conferimento dei rifiuti, ne voglio 80! Come dovete rispondere? E quando vi dirà ne voglio 100? Perché ve l'ho detto l'altra volta, vi ho fatto la battuta e ve la rifaccio. Quando noi portiamo il rifiuto alla CISA, lì c'è il salotto e dice: buongiorno signor rifiuto, che posso fare oggi per lei? Ti posso ospitare sul salotto? Noi abbiamo fatto le migliori battaglie e tu stavi in quella maggioranza quando ci siamo messi contro la CISA, quando la CISA ha fatto i pignoramenti direttamente al comune e noi abbiamo detto: non abbiamo rapporto con te CISA, il rapporto è con la Tradeco e non ti riconosciamo. E per tanto tempo abbiamo cercato di non pagare quegli aumenti e abbiamo fatto tanti ricorsi, abbiamo fatto le migliori battaglie e le abbiamo fatte con gli altri comuni, con il comune di Palagiano. Invece qualche comune di sinistra, guarda per caso Palagiano, immediatamente ha riconosciuto l'aumento alla CISA. Io ho partecipato all'ATO, ho partecipato ai lavori dell'ATO e sono sconcertato per aver partecipato, perché mi vergogno di dire quello che mi è successo. Infatti poi qualcuno decise di non farmi andare più all'ATO, chiaro? E quando ho detto nello scorso consiglio comunale, e l'ho detto a quell'opposizione, quella fantomatica opposizione che non è stata capace di fare opposizione, forse l'opposizione l'abbiamo fatta più noi dall'interno di quella maggioranza, tant'è vero che a un certo punto abbiamo firmato, abbiamo mandato Palazzo a casa, abbiamo detto: facciamo squadra e diciamo: ma perché noi dobbiamo essere costretti a conferire i nostri rifiuti alla CISA? Perché c'è una sola discarica e tra l'altro privata? Perché non facciamo squadra e diciamo: cosa possiamo fare per non portare più i nostri rifiuti alla raccolta differenziata? Ma è ben poca cosa la raccolta differenziata, poi lo ce lo dirà l'assessore. Se volete fare quella raccolta differenziata, vi accorgerete che sarà un costo, non sarà un risparmio, perché mettere da parte 10 quintali di carta te la pagheranno 10 euro, e per raccogliere 10 quintali di carta servono 2000 euro. Poi ve ne accorgerete quando farete i conti, ve ne accorgerete. E ce lo direte voi, è vero. Aveva ragione Marraffa quando diceva che la raccolta differenziata è un costo. Non voglio dare, è importante quello che sto dicendo, Presidente. Non lo sto dicendo per fare opposizione. Non lo sto dicendo per fare opposizione. Dico però che veramente ritengo un'estorsione quella della CISA. Anche perché una parte dei nostri rifiuti vengono trasformati in energia. E noi non ricaviamo un centesimo da quella trasformazione. Guarda caso lì c'è CISA e poi c'è anche l'azienda che trasforma il composto in energia. Noi non ne siamo mai stati messi a conoscenza, ma uno di quei dirigenti tanto accusati ha fatto la relazione e risulta agli atti. Andate a trovare le relazioni di Elio Mutinati quando ha contestato il ciclo della CISA, cioè il rapporto del costo ricavo che la CISA ne ha anche dei nostri rifiuti. Quindi se vogliamo parlare di cose serie, caro dottor Pasquini, parliamo di cose serie. Come ho detto prima, troverete tutti il nostro appoggio. Noi non siamo contro voi, noi siamo contro chi vuole mettere le mani sulla città, che è ben altra cosa. E le battaglie, vi accorgerete, ti accorgerai, caro dottor Ligieri, che oggi avrai tanta di quella buona volontà, ma poi ti scontrerai con il tuo fratello amico De Mita, che non la penserà come te su alcune cose, con il tuo fratello amico Pasculli, che avrà idee diverse su altre cose, e il mondo è fatto così, e sarai costretto a combattere, e ti devi fare le ossa, e arriverai dopo 15 anni in consiglio comunale e dire: cavolo, non sono riuscito a sconfiggere la CISA, ce l'ho messa tutta, ma non ce l'ho fatta. C'è qualche potere molto più forte che mi impone di conferire i nostri rifiuti e di dirmi: da oggi mi devi dare 8 euro. Provateci quando vi arriverà di nuovo l'aumento. Noi siamo qui, in quel momento, se vorrete, vi daremo il nostro sostegno. La Corte dei Conti, caro dottor Pasculli, su quella lettera che è arrivata e che qualcuno ha menzionato nell'ultimo consiglio comunale di 17 settembre 2012, farò un'interrogazione su questo. Vabbè, allora a questo punto. Quella lettera, lo preannuncio e finisco. E sono veramente cortese e la ringrazio anticipatamente. Quella lettera che è arrivata dalla Corte dei Conti il 17 settembre 2012, poi me lo dirà lei, segretario, dottoressa Mirico, che cosa c'è scritto dentro e a che cosa fa riferimento. Leggetela attentamente,
perché ci sono tante sorprese e al prossimo consiglio farò un'interrogazione. Grazie. Grazie consigliere. Prego, consigliere Pasquale. Io volevo ricordare che gli aumenti che sono stati indicati nel 2004, 2005 e 2006 sull'eccedenza della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, anche nel 2007 dove ci fu un ulteriore aumento del 35% su quella, sulla tassa di raccolta, all'epoca, perché ci siamo trovati in difficoltà? Ci siamo anche trovati in difficoltà perché nel 2004 la CISA aveva presentato una proposta di aumento della tariffa per lo smaltimento. E all'epoca l'ATO doveva dare un parere di congruità di quell'aumento. L'ATO, tra l'altro, non si è mai formato, non è mai partito, tant'è vero che ci fu il comune di Ginosa che fece contro una, diciamo, un ricorso rispetto a quel provvedimento, al comune di Martino. Però l'ATO, in realtà, che era l'organo deputato a dare congruità a quel parere, non si è mai formato, c'è stato un ritardo di formazione dell'ATO, perché Martino ha rallentato all'epoca. Ci fu una difficoltà, quello lato non si formò, non entrò mai in funzione, perché ci fu anche una nostra responsabilità, non ce lo scordiamo. È il comune di Taranto che non partecipava, perché c'aveva il 50%, non ci consentiva di svolgere i lavori. Consigliere Marraffa, devi essere obiettivo quando parli, per favore. Consigliere Marraffa, anche una serie di responsabilità dei nostri amministratori. Allora, scusate, gentilmente. Abbiamo affrontato in diversi momenti. Gentilmente, allora, se non ci sono altri interventi, possiamo passare. Sì, prego. No, stiamo già concludendo con il sindaco. Terzo, ma se, proprio perché ci stiamo occupando di bilancio, che è di previsione dei prossimi due mesi, cercherei di spostare già l'ottica a quello prossimo, cioè, invece di guardare dietro, cercherei di guardare il più possibile avanti, perché questo dovere ce l'abbiamo nei confronti della città, cioè noi sostanzialmente stiamo deliberando gli allegati al bilancio il 30 ottobre e sappiamo che già da domani dobbiamo metterci al lavoro, lo dicevo poco fa all'assessore dei lavori pubblici, e la delibera va fatta il più presto possibile perché poi si fa la pubblicazione di quella delibera e naturalmente gli interessati, quello è il senso della pubblicazione della delibera, di un'opera pubblica, di un attraversamento stradale, di un parcheggio o un altro, possono anche proporre osservazioni. E questo è il senso, per cui prima ci mettiamo a lavorare, meglio è, abbiamo fatto anche, diciamo, discussioni recenti in cui si invocano interventi e soprattutto poi, come dire, dalle cose che nelle opere pubbliche vogliamo fare, possiamo vedere poi, no, di costruire anche il bilancio ordinario per vedere la finanziabilità sia sulla parte corrente che sul pluriennale di quegli interventi. Quindi manterrei, se è possibile, questo tipo di orientamento, perché credo che ai cittadini poi questo è quello che interessa veramente, no? Noi oggi siamo in una situazione completamente diversa di quella di 12 anni fa, di 10 anni fa, completamente diversa, ed è impossibile non disconoscere questo dato reale. Il dato reale è che dopo 10 anni lo Stato è fallito per una politica fallimentare di cui io non voglio andare qui a ricercare responsabilità, se no aumenterei i talk show che sono già intrisi di rimpalli di responsabilità. Direi però un'idea, la prendo e la voglio dire senza... È fallito un certo modo di pensare a una politica economica liberista che puntava alla diminuzione delle tasse per rilanciare lo sviluppo. Siccome questo non è avvenuto, il segnale che ne ha avuto la società negli ultimi anni è stato quello che le tasse
Lasciamo stare gli altri paesi, pensiamo a noi, pensiamo alla Francia e alla Germania, non guardiamo dietro, guardiamo avanti. Allora, questa idea purtroppo è fallita, perché da qualche altra parte funziona, ben inteso. Da noi non è fallita perché contemporaneamente, ed è questa la prima annotazione che voglio fare, è stato mandato un messaggio agli italiani per cui evadere era bello. Ve lo ricordate? Chi è che contro il proprio interesse va a pagare le tasse? Questo ha dissestato lo Stato italiano. I nostri conti sono oggi nelle mani di Bruxelles. E Bruxelles ci ha in amministrazione controllata, l'abbiamo già detto, no? È inutile, poi non è che ce lo dobbiamo dimenticare. In una situazione del genere, avete visto nella precedente delibera, 7-8 provvedimenti successivi hanno spostato in avanti il bilancio, i termini di approvazione del bilancio dei comuni, perché il governo diceva, sulla base degli impegni Monti, no? Sulla base degli impegni, insediatosi perché si era in default, sulla base degli impegni che io vado prendendo, dobbiamo, la comunità deve fare uno sforzo per garantire quello che è stato inserito come legge costituzionale, il pareggio del bilancio dello Stato, costi quello che costi. Questo è lo scenario che abbiamo oggi. Non siamo nel comune di Martina Franca a 12 anni fa, quando c'erano 100 persone in più come dipendenti, un centinaio, poco più, poco meno. Però di questo si tratta. E quindi quando si poteva contare su una struttura, diciamo, burocratica, che oggi non esiste più, cari amici. Oggi possiamo contare sullo scavalco della dottoressa Merico, sul segretario generale che è pieno di deleghe direzionali e su un paio di categorie D che ci svolgono funzioni dirigenziali nei limiti consentiti. Quindi è chiaro che la struttura di comando, di trasmissione di comando, in termini un po' aziendale, diciamo, di trasmissione anche delle attività da fare, potrebbe oggi avuto bisogno di qualche elemento in più rispetto a qualche tempo fa. Qualche elemento in più che costa qualche migliaio di euro, non 1.200.000 euro. Forse, perché oggi abbiamo un centinaio di persone in meno e è un apparato burocratico decapitato. Noi stiamo naturalmente operando, ieri in giunta abbiamo approvato una delibera che avvia il procedimento di mobilità per il dirigente all'urbanistica, dobbiamo andare avanti, ricostruire questa struttura e cercare di, come dire, far ripartire al meglio la macchina amministrativa. Ma noi eravamo pronti ad approvare un bilancio già ad agosto, ci eravamo data anche la scadenzatura ad agosto. E quel bilancio conteneva le cose che venivano ripetute qui. Una forte attenzione a ridurre al minimo il carico fiscale tenuto conto della difficoltà dei cittadini. E noi avevamo già fissato e avevamo, ve lo ricordate, no? Avevamo depositato un bilancio. Poi in agosto l'ennesima manovra del governo congiunta a una spostamento in avanti del termine di bilancio ha preso 1.200.000 euro con i servizi già avviati, anche volendo sciaguratamente pensare di rinunciare ai servizi, noi li abbiamo, erano già avviati, cioè avevamo già, diciamo, 8/12 di bilancio utilizzato, cari amici. Allora, questi sono i dati su cui ci dobbiamo muovere. E guardate,
L'altra cosa che non dobbiamo perdere mai di vista e cambia e può cambiare il giudizio su questo rispetto ai momenti storici in cui andiamo a parlare solo di finanza, spero, poi gli altri argomenti avremo modo di affrontarli quando arrivano in Consiglio Comunale. Però voglio dire, in altri momenti il patto di stabilità non esisteva. E quindi l'applicazione dell'avanzo al bilancio era una pratica corrente per il comune di Martina Franca. E poi si faceva un gentleman agreement, lo chiamavamo allora con il ragioniere di allora, perché finché non si approvava il consuntivo dell'anno successivo, chi mastica di queste cose lo sa, no? Non diceva, blocca quelle spese finché non le accerti attraverso il consuntivo, che quell'avanzo applicato è vero. Oggi abbiamo il patrimonio, oggi lo devo ripetere, oggi quegli avanzi sono a garanzia delle obbligazioni dello Stato, non si possono prendere altri se non sfori il patto di stabilità. Conseguenze dello sforamento del patto di stabilità, ce lo dobbiamo dire? Io ve le risparmio, perché sono così pesanti che se dovessimo fare una scelta del genere ci rovineremmo e porteremmo questo comune verso il dissesto, cosa che noi assolutamente, con la responsabilità che abbiamo avuto in passato e con la responsabilità che abbiamo oggi, a questo comune la dobbiamo garantire. E ho sentito i toni differenti tra i vari consiglieri e anche tra i vari amici che siedono sui banchi dell'opposizione. Apprezzo chi si rende conto della realtà, vorrei che non, ecco qui, su questo voglio essere estremamente chiaro, vorrei che non mandassimo di qua un messaggio ai cittadini, ribelliamoci, questo può portare qualche risultato, ma porta quei cittadini ad avere poi la Soget dietro casa, perché gli arrivano la sanzione e arriva l'imposta da pagare, come è accaduto a tanti cittadini, ed è pericoloso mandare questo segnale, è pericoloso tenuto conto anche del fatto che noi sul recupero della base imponibile contiamo in primis per far fronte a quello che io temo ancora un anno orribile, quello dell'anno 21, in primis, e poi vediamo se possiamo allentare. La tassa di scopo la facciamo quando lo sviluppo è ripartito, cioè il prelievo per dire faccio quest'opera pubblica piuttosto che quell'altro, il cittadino la capirà. Oggi dobbiamo noi stringere i denti e andare avanti, e noi questa proposta che stiamo facendo è una proposta di un'amministrazione che ha deciso di stringere i denti e di andare avanti, mantenendo tutti i servizi come ce li invidiano, perché oggi sui servizi sociali si scarica quella disperazione che non sta solo dietro la tua azienda, stai dietro tutte le aziende di Martina Franca, dietro l'amministrazione comunale e dietro i servizi sociali, e quindi lì noi siamo stati impegnati a garantire tutti i servizi, a partire da quelli per l'istruzione, a partire andando su quelli del sostegno. Guardate, queste scelte condividiamole, lasciamo stare le cose che valgono bene per un anno e possono andare, non andare bene per un altro anno. Oggi ragioniamo sulla prospettiva. Ragioniamo sulla prospettiva e laddove ci sono ancora delle economie da fare, guardate che le aliquote imposte hanno previsto già una serie di tagli rispetto al bilancio di giugno, proprio perché guardavamo man mano che andavamo avanti quello che ancora potevamo stringere, altrimenti sarebbe stato più pesante, e abbiamo garantito alla città di Martina Franca, credo, le aliquote tra le più basse di quelle che stanno nei nostri intorno a noi. Non le cito perché può apparire come un declinare
questo o quell'altra amministrazione di questo o di quell'altro colore, non le cito, però è onesto intellettualmente dire che noi questo sforzo lo abbiamo fatto fino in fondo. Poi andremo avanti anche con la discussione sul bilancio, però ripeto, cerchiamo di guardare già al prossimo bilancio, perché siamo già in una fase in cui dobbiamo costruire il prossimo bilancio, e quindi le risorse, se le dobbiamo mettere sullo sviluppo, sicuramente vanno messe sulla pianificazione, perché abbiamo un gettito troppo basso da parte degli oneri di urbanizzazione, non lo sorreggono neanche la programmazione, e quindi dobbiamo fare uno sforzo in più da questo punto di vista, dobbiamo fare delle scelte, però guardiamo avanti. Lo dico con tutto il cuore, perché solo guardando avanti noi potremo costruire anche per i cittadini martinesi, se è possibile, anche soluzioni migliori di quelle che possiamo garantire oggi in una situazione di emergenza. Dopodiché ci dobbiamo augurare che veramente l'Italia riparta, perché solo se l'Italia riparte noi avremo la possibilità anche di dire finalmente ci lasciano in pace, ecco, sul piano del prelievo centrale. Però questa è la situazione di oggi. In queste condizioni io ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, e non era facile far lavorare la commissione, spiegare ai revisori tante situazioni, che a farsi aiutare dai revisori a leggere le cose, utilizzare un ufficio di ragioneria con un funzionario a tempo determinato. Cioè, in questa situazione noi abbiamo fatto questo. Io penso che a tutte le persone che si sono impegnate va il nostro ringraziamento, e soprattutto no, cominciamo a mettere in campo le idee, anche le idee sulla spending review. Se c'è qualcosa su cui si può lavorare, mettiamola in campo, le idee. Non sono un fardello per noi beni patrimoniali come ortolini o altri, possono essere risorse, però li dobbiamo utilizzare, e quindi idee su questo ci serve. Ci serve mettere a frutto, ma questo lo possiamo fare nel medio e lungo periodo, non nel brevissimo periodo, il patrimonio per classificare quello disponibile e quello indisponibile, e quello disponibile di smetterlo. Se non svolge una funzione istituzionale, altrimenti con quelle risorse, ecco perché dobbiamo lavorare alacremente e dobbiamo essere concordi nel tenere questa direzione di marcia. Se noi riusciamo a ottenere dalla disponibilità del patrimonio, però può sembrare semplice questa immediata, però spesse volte lo troviamo occupato, spesse volte lo troviamo privatizzato. Cioè dobbiamo fare un grande sforzo, e forse molte tutele le dobbiamo abbandonare, perché dobbiamo essere liberi ogni volta che facciamo una scelta di pensare rispetto a quella scelta quanti cittadini si sono recati a versare l'IMU. Io l'ho detto anche in tante occasioni, anche a livello istituzionale alto, attenzione, i comuni non sono delle diligenze da assaltare, non sono enti di cui sono sicuro di riscuotere il credito, quindi se lo riscuoto più tardi prendo più interessi di quando se li avessi in banca, e quindi mi conservo il contenzioso. Non sono, il comune di Martina non è più disponibile ad avere una partita sul contenzioso che è più alta di quella dei servizi sociali. Ecco. Allora, per questo serve l'aiuto di tutti, e serve mantenere dritto il timone. Non serve a me, serve a tutti. Teniamolo presente ogni volta che facciamo una scelta su questo. Grazie signor Sindaco. Allora, a questo punto leggiamo il parere che il funzionario responsabile del servizio contabile ha espresso in merito alla richiesta di emendamento proposta dalla minoranza.
Allora, mi accingo a leggere il parere. Con riferimento all'emendamento presentato dai consiglieri di minoranza, si esprime parere sfavorevole, in quanto applicare l'aliquota IMU nella percentuale proposta significherebbe abbattere quasi totalmente la posizione di entrata di tale titolo stanziato in bilancio. Detto minore introito, inoltre, non potrebbe essere bilanciato eliminando le spese non ripetitive, in quanto quelle previste nel bilancio 2012 sono state finanziate da entrate straordinarie, quali quelle relative agli accertamenti ICI e TASSU. Tutte le altre spese correnti rappresentano spese consolidate che non possono essere assolutamente ridotte o eliminate. Inoltre, per evidenti riflessi che questo emendamento ha sul bilancio di previsione in discussione nella presente seduta, non risultano presentate proposte di emendamento allo stesso ai sensi dell'articolo 29 del vigente regolamento di contabilità. La stessa va ritenuta, a parere della scrivente, inammissibile. Quindi questo è il parere espresso. Come? No, non dovrebbe essere previsto. È inammissibile, quindi non può essere votato, almeno quello è quello che... Caro Presidente, quando gli emendamenti sono stati presentati dall'attuale maggioranza, e ce l'ho qui sotto mano, bilancio, ed è stato presentato l'emendamento, a parte il fatto che trovare il formalismo per impedire una proposta, perché se dobbiamo parlare di proposte parliamo sulla proposta, allora voi siete liberi di votare contro, votate contro, però dobbiamo votare. Nel 2010 quanti emendamenti? Abbiamo votato insieme gli emendamenti al bilancio preventivo, abbiamo tagliato il fondo ai dirigenti, ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Bilancio 2010 è stato votato dalle opposizioni insieme, allora, con scusate, alla maggioranza. Allora, evitiamo discussioni inutili, io mi rimando il tutto alla... No, noi dobbiamo sottoporre al voto, col voto sfavorevole del dirigente, noi ci assumiamo la responsabilità di votare. Io chiedo informazioni al segretario e al funzionario responsabile in merito alla... Scusa, Presidente. No, Presidente, non è una funzione del segretario. Funzione. Allora io leggo quello che è accaduto in questo comune. Non c'entra niente il segretario. Abbi pazienza. No, io voglio capire se... Allora, dobbiamo procedere alla votazione in merito all'emendamento presentato da Mariella, dove ci sono due pareri. Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i due revisori dei conti, quindi... che esprimono parere favorevole alle variazioni, e poi c'è il parere del dirigente Don Pietro sfavorevole, ed è stato sottoposto a votazione, e tu la sorsa hai votato quell'emendamento, allora non ci avevi da riscontrare. Che lezioni, ne hai fatte già tante tu. Allora adesso dobbiamo votare. Scusate, allora io mi rifaccio a un regolamento che è quello che è stato approvato, il 117 del 2011, il quale recita molto dettagliatamente che un emendamento presentato non nei termini non è ammissibile, quindi non si deve procedere a nessuna votazione. Il regolamento di contabilità del commissario prefettizio che sta qua, quindi cioè non stiamo... Sì, ma io voglio capire se qual è il problema mentre io... Voglio esattamente rispettare la norma. No, io non... maggior ragione non avrà validità, ma qual è il parere da mettere in dubbio? Quel problema da mettere in dubbio? Se non è ammissibile, perché su che cosa votiamo? Perché togliere questa prerogativa al Consiglio Comunale? Perché? Ma non la tolgo io, Contro regolamento, non contro legge, che è diverso. Un regolamento è un fatto che regola, non è una legge. Per il Presidente, cortesemente, non ci deve togliere... Parliamo di pareri. Scusa.
Allora, riprendiamo, abbiamo chiarito che comunque il regolamento prevede che non è ammissibile, peraltro c'è il parere espresso, quindi non procediamo alla votazione dell'emendamento e mettiamo in votazione invece quello che è il deliberato. No, Presidente. No, Presidente. Ci dispiace, non potete trattare così l'opposizione, non esiste proprio. Stiamo parlando dei lavori del Consiglio Comunale. Quel regolamento, avete detto bene, l'ha fatto il commissario. Che c'entra? Non c'entra assolutamente nulla. Il commissario ha disatteso quello che è la politica. Io la ritengo una persona sensibile, la ritengo una persona rispettosa di quello che è la politica, di quello che noi rappresentiamo. Io rispetto le regole, non le richieste della politica. Perfettamente. Le regole le ha fatte il commissario, non le regole vanno rispettate. Per questo... Le regole che ha fatto la politica non sono. Allora, mi dispiace, non contribuiamo. Mi dispiace, lei non è il proprietario del Consiglio Comunale. Io non sono il proprietario di nessuno, ma faccio rispettare le regole. Dirige il lavoro del Consiglio Comunale. Non può arrogarsi il diritto di azzittirci nella maniera più assoluta. No, lei... Ci consenta di parlare e di esprimerci, per favore. Adesso questo non è un intervento su un argomento o su un altro, e non c'entrano più neanche 15 minuti. Lei ci sta estirpando la libertà di parlare in Consiglio Comunale e non se la può permettere. Assolutamente lei è una persona democratica, io la conosco, per cui ci consente di lavorare serenamente. Lei ha parlato. Stiamo parlando benissimo, se c'è il parere sfavorevole dei dirigenti ben venga, tanto lo boccerete, ma che significato ha non dare adito a un lavoro che è stato fatto giusto o non giusto da parte dell'opposizione? Ha chiesto un emendamento, bocciatelo. Addirittura non siete neanche in grado di discutere un emendamento fatto da Michele col parere sfavorevole di bocciatelo. Cioè, volete azzittirci? Ma fatemi capire. Ma stiamo in un regime di democrazia o in che cura? Quando finisce? E allora, Presidente, il regolamento cambiamo. L'ha fatto il coso. Come si chiama? Allora, quando sarà cambiato il regolamento, cambieranno i sistemi. Disconoscendo la politica. Noi stiamo qua e rappresentiamo i cittadini. Se lei non ci fa parlare, non fa parlare una parte dei cittadini. Lei ha parlato oltre il dovuto, se vuole sapere la verità, e ha preso la parola anche quando nessuno gliel'ha data. Quindi, lei non è il proprietario del Consiglio Comunale. Io non sono il proprietario di nessuno, però sto qua per far rispettare le regole del Consiglio. Certamente che ci sono i tempi, ma sugli argomenti. Capito, ma è il merito, Presidente, è il merito. Allora, Avete annullato un regolamento, avete annullato un regolamento ex tunc perché fatto dal commissario, anzi proposto dal dirigente, perché era viziato a origine. Allora, non possiamo rimanere a discutere su questa questione. Allora, noi non stiamo dicendo esattamente quello che la norma dice, e che noi ci stiamo attenendo precisamente a quelle che sono le norme vigenti. Quando il regolamento sarà cambiato o sarà modificato, modificheremo anche gli atteggiamenti in questo senso. Allora, procediamo con il Consiglio. Udito il relatore, il Consiglio Comunale. No, è la dichiarazione di voto. No, le dichiarazioni di voto. Deve fare la dichiarazione di voto. Allora, io leggo il deliberato. Presidente, ma su che cosa dobbiamo fare dichiarazioni di voto se è stato presentato un emendamento che è inammissibile da ogni punto di vista? La dichiarazione di voto è successiva alla deliberazione, alla lettura della deliberata. Allora, Presidente, chiedo scusa. Io ho fatto una osservazione analitica all'inizio dell'intervento, dove secondo me la delibera in questione deve specificare la dicitura, deve eliminare la dicitura dell'articolo 59 del decreto legislativo 446 del 93. Scusate, allora mi sembra che questa cosa sia stata chiarita dal funzionario. Non ho avuto alcuna risposta in merito. Allora, non riprendiamo la discussione, perché questo mi sembra che sia stato già chiarito, quindi non possiamo ritornare all'inizio della discussione. Andiamo avanti gentilmente, poi se ci saranno dichiarazioni di voto faremo le dichiarazioni di voto. Presidente, comprende? Allora, udite il relatore, preso atto che sulla proposta sono stati resi i pareri dell'ex articolo 49 del decreto legislativo 267-2000, ritenuto di dover prevedere in merito, delibera
di dare atto che la presente sono state integrate sostanzialmente al dispositivo del presente provvedimento. 2. Di stabilire con riferimento all'imposta municipale propria l'applicazione dell'articolo per l'anno 2012 delle seguenti aliquote. Aliquota ordinaria aumentata di 1,5 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base. Aliquota abitazione principale relative pertinenza applicata all'aliquota base. 3. Di precisare che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2012. 4. Di demandare, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettagli riguardanti la disciplina del tributo, al regolamento con applicazione dell'imposta municipale propria IMU. 5. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9,8 del decreto legislativo 23/2011, sono esente dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nel territorio di Martina Franca, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti dei servizi sanitari nazionali destinati esclusivamente a compiti istituzionali. 6. Che si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7,1 lettera B, C, D, E, F, H ed I del citato decreto legislativo numero 504 del 1992, come di seguito riportate. B. I fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E1 e E9. C. I fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui l'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 601 e successive modificazioni. D. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 9 della Costituzione e le loro pertinenze. E. I fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritti l'11 febbraio 1929 e rese esecutivo con la legge 29 maggio 1929 numero 810. F. I fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione di imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. H. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 numero 984. I. Gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87,1 della lettera C del testo unico dell'imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986 numero 917 e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 della lettera della legge 20 maggio 1985 numero 222. 7. Che sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo di cui l'articolo 9.3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 numero 557, convertite con modificazione della legge 2 febbraio 1994 numero 133, ubicate nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica Istat. 8. Che il comune di Martina Franca rientra nei comuni classificati montani. 9. Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico, finanziario e bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. 10. Di demandare al responsabile competente l'invio della presente deliberazione tariffaria relativa all'imposta municipale propria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui l'articolo 52,2 del decreto legislativo numero 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 11. Di allegare alla presente deliberazione al bilancio di previsione 2012 in conformità a quanto disposto dall'articolo 172, primo comma lettera E del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Allora, poniamo ai voti: favorevoli, contrari, astenuti. Allora, approvato con il voto della
con il voto della maggioranza e voto contrario di, della minoranza. Presidente, votiamo l'immediata esecutiva. Ah. Allora votiamo per l'immediata esecutiva con lo stralcio della discussione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvate con il voto contrario della minoranza.